L'introduzione degli insegnamenti e dei valori molari delle figure genitoriali e culturali è fondamentale per lo sviluppo della personalità. Un'immagine di sé coerente diventa essenziale per la formazione di una personalità sana. Lacan, con la sua teoria dello stato allo specchio, teorizza proprio che quell'immagine può portare alla formazione del moi, dell'io. Esso si forma dal nostro rapporto con gli altri. Il bambino acquisisce con lo stato dello specchio una padronanza immaginaria di se stesso, una forma unitaria. Si passa dall'estraneità al riconoscimento. Inizialmente l'immagine del bambino viene percepita come fuori da sé. L'immagine di sé viene quindi portata dall'altro. Bisogna che il bambino venga investito dell'immagine dell'altro per identificarsi. Egli quindi si identifica all'altro simile, attraverso l'immagine speculare di questi. La cosa importante che sottolinea Lacan è che è proprio l'altro a ratificare l'immagine del bambino allo specchio. Il bambino è quindi identificato ad una marca simbolica.